Su un tema attuale interessante come quello del Parco del Matese, e oggi è possibile anche fare uno strappo alla regola e quindi il figlio intervista il padre, che in questo caso è Guido Cavaliere, Guido Cavaliere che negli anni 70 e 80 è stato direttore sportivo della stazione di Campidano Matese. Innanzitutto, favorevole o meno all'istituzione del parco? Io sono favorevole perché il parco protegge la montagna, però bisogna considerare che il parco non sia un qualcosa che blocca lo sviluppo. Bisogna far convivere la tutela e lo sviluppo, quindi fare dei progetti mirati che possano giovare alla crescita del Matese. E se oggi Riccardo Plattner, che insieme a Franco Ciampitti è stato tra i fondatori di Campidello, fosse vissuto fino ai giorni nostri, che direbbe probabilmente di questa istituzione, di questa iniziativa? Bah, sicuramente sarebbe favorevole, ma anche lui avrebbe proposto uno sviluppo razionale di tutta la montagna, insieme alla tutela, evidentemente. Plattner, con il quale ho collaborato per una vita, era una persona insostituibile e oggi il Matese risente ancora della sua mancanza. Va bene, grazie Guido e un saluto a tutti gli amici boianesi e matesini che oggi festeggiano Sant'Egidio. Grazie. Grazie a voi.